piazza del plebiscito. Questa è l'anteprima, ci stiamo preparando, guardate qua che spettacolo. Lo spettacolo sono loro, ci sono tanti amici che sono venuti qui ad onorarmi. Cominciamo subito con i nomi: Eros Ramazzotti, Fiorello, Fiorella Mannoia, Amadeus, Alessandro Siani, Vincenzo Salemme, Maurizio Casagrande, LDA, Luque, Vanessa Incontrada, Mara Venier, ne sono tanti, veramente ne sono tanti. Achille Lauro, Alessandra Amoroso, sarà una festa, sarà la festa di Napoli, sarà la festa dell'Italia, sarà la festa nostra, è la mia festa ma è la nostra festa. Una serata piena di emozioni, credetemi, non mancherà nessuna emozione. E sono qui a festeggiare questi 30 anni, mi raccomando amici di Rai 1, tutto dipende da voi, noi ce l'abbiamo messa tutta, mi raccomando, non vi muovete da Rai 1, per festeggiare questi 30 anni insieme, io, uno come voi, uno come te. Ci vediamo tra pochissimo, tempo, un break pubblicitario e siamo in diretta da Napoli, Piazza del Plebiscito. Preferivo un pianoforte e due calci ad un pallone. Quanto tempo ci passavo sopra quei tasti che sfioravo. Era tutto bianco e nero intorno a me. Mi ascoltavano gli amici, sorridevano felici. Quella voglia di arrivare era forte dentro me. Tutti! Se non ce la fai, tieni duro e aspetta quel momento, prima o poi, finché vita avrai, non mollare mai, manda avanti il cuore, che domani c'è. Forte in faccia ricevuta, la risposta era la solita per me. Ci faremo noi sentire, ne faremo poi sapere, ma il telefono non mi squillava mai. Aspetta quel momento, prima o poi, finché vita avrai, non mollare mai, manda avanti il cuore, che domani vincerai.
meraviglia. è bello essere a casa, perché Piazza del Plebiscito per me è casa. Qui intorno ci sono le strade in cui ho corso da bambino con i calzoni corti, che ho attraversato da ragazzo quando sognavo di fare musicista, di fare musica, e che ho camminato da uomo quando la musica è diventata la mia vita. E questa sera è bellissimo poter festeggiare assieme tutto quello che la musica mi ha regalato. Lo so, voi state pensando, ma come, un napoletano festeggia di venerdì 17? State pensando, lo sai che non porta bene? Ma che? A certe cose io non ci credo, e non ci credono neanche i napoletani, guardate quanti ne siete. Quindi sfatiamo questo luogo comune, vero maestro? Perfetto, bravo, esatto, perfetto. La verità è che per me venerdì 17 è sempre stato un giorno fortunato, perché alcuni degli eventi più importanti della mia vita sono accaduti proprio di venerdì 17. Poi ve lo racconterò strada facendo, ma poi a pensarci bene, tutti i giorni di questi 30 anni sono stati fortunati, perché ciascuno mi ha regalato qualcosa per arrivare a voi qui questa sera. E allora che la festa inizi! Che bello. Mio fratello. Grazie. Mio fratello è napoletano. Esatto. Veramente siamo fratelli.
ma da tanto tempo. Sai che ero teso. Sì, emozionato. Non dirlo sì. A me. A me tu di più, certo. Però anch'io, Io ti ringrazio perché sei venuto alla mia festa, la tua presenza mi onora. Perché la tua è davvero una carriera straordinaria, è iniziato nell'84 con Terra Promessa, hai vinto Sanremo. Una terra promessa, un mondo diverso. Di cercare il nostro cammino sta con te. Esatto. Lui è salito su un aereo nell'84 e non è sceso più, continua a girare il mondo. Sono venuto a Napoli. È la vera nostra rappresentanza nel mondo della musica italiana. Io invece nel 92 ho preso un treno per andare a Sanremo e ci ho impiegato 8 anni, sono arrivato nel 2000. Il mio primo Sanremo. Vabbè, dai, sei arrivato comunque, dai. Anche tu, ne hai fatta di strada. Abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo suonato in giro. Ma siamo in diretta? Certo che siamo in diretta, vuoi salutare gli amici di Rea? Vuoi salutare qualcuno a casa? I miei figli. Saluta i tuoi figli. Ciao figli. Comunque, se ti devo dire la verità, fin dall'inizio c'è una cosa di te che mi ha sempre colpito: la tua capacità di trasmettere allegria, spensieratezza, solarità, gioia di vivere. Guarda qua, guarda che ti faccio vedere. Di qua o di là. Ecco, vedi? Tutte le tue copertine sono tutte fatte di allegria, spensieratezza, solidarietà. Ma poi l'ho dato dopo l'allegria, dopo. Ma anche tu non eri male però, eh? No, eh? Guarda. Guarda gli amanti, anche tu. Capito? No, perché durante i servizi fotografici perdevo sempre qualche bottone, quindi stavo sempre con la testa così. Ma l'importante poi è quello che c'era dentro, no? Esatto. E nei tuoi ci sono canzoni forse le più belle della musica italiana, come questa. Grazie. Luca Scarpa. Luca, grande Luca. Te la ricordi? Vorrei poterti ricordare così, con quel sorriso acceso. Se fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero. Anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere. Deserto che lasciano dietro sé, trovano da bere. Pronti? Un'emozione per sempre, momenti che restano così, impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre. Che restano così nel cuore della gente, nel cuore della gente di tutto il mondo, dell'Italia, di tutto il mondo. La 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 la. Nel cuore di Napoli. Fu subito un brivido, sì, di Dio.
dico una cosa, se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere per te, lavoro di cuore, lo sai. Cantare l'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che vai giù, giù. Più bella cosa non sei, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi. Napoli! Grazie! Più bella cosa di te non c'è. Bravi, bravi, bravi tutti. Alla prossima. Beh, abbiamo iniziato proprio col botto. Adesso ci fermiamo un minuto. Contate con me. 60, 59, 58, 57, 56. Allora, è arrivata l'estate. Le scuole sono finite e per i nostri figli sono arrivate le vacanze. Potranno giocare fino a tardi, andare al mare, stare con gli amici e immaginare il futuro. Ma nel cuore dell'Europa, se qui ci pensate, non lontano da qui, ci sono dei bambini a cui il futuro lo hanno improvvisamente tolto, con il rumore dei bombardamenti. Sono i bambini ucraini, vittime innocenti dell'egoismo e della crudeltà degli adulti. Noi in questa serata di festa non vogliamo e non possiamo dimenticare tutto ciò. Per questo vi invito a comporre il 45592 per donare, per aiutare il corridoio umanitario che l'ospedale Santo Bono Posillipon, uno dei più importanti ospedali pediatrici d'Europa, ha attivato per portare in salvo dalle zone di guerra i bambini ucraini. In questi giorni ho avuto l'onore di incontrare il Santo Padre, a cui ho raccontato di questo progetto. Io ho avuto la sua benedizione. Noi italiani abbiamo sempre dimostrato tanto, tanto affetto. Ridiamo un futuro a questi bambini. Ricordate, 45592. Ho un bracciale della pace qui con la bandiera dell'Ucraina. Lo porterò sempre con me. Per un musicista nascere a Napoli è un grande vantaggio, credetemi, perché questa città è come una conchiglia. Se l'avvicini all'orecchio ti arriva l'eco di canzoni meravigliose che ti restano dentro per sempre, come quelle che mi cantava mia mamma da bambino o a quelle che arrivano dalla radio in cucina. Le cantava un genio della musica che per me era diventato uno di famiglia. Ed è proprio per rivivere quell'atmosfera familiare che stasera ho chiesto ad un mio amico, anzi un fratello maggiore, di condividere con me questo palco, cantare insieme il grande Renato Carosone. Lui dice di me che sono come un jeans, vado bene su tutto. Io gli dico invece che lui è quello che il jeans l'ha inventato. Prego, maestro. Ortega su una punta in marrete. Quella cavi si era alzata, passa scampagnando una pattuleta, con mano a papà da fa guardare. Tua palla americana, 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 si è da me chi tuo papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi
essere fuori, ma esorde me da me. Fidelità, la forza di mamma, tu fa l'americana, americana, americana. Ma se nai nai, si è da me, non c'è sta niente a fa. Ok, Napolina, tu fa l'americana, tu fa l'americana. Ehi, Gigi Arello! Pierdo su un coppi giornaletto e mamma da minaccia e padre da sarraccia. Vanno in gira capa ste fumetto guardando dentro specchio, vuoi fare il toreador? Come fanno a Santa Fe? Olè! Come fanno a Hollywood? Olè! E questa scusa in uno studio giù. Tutti! Vedo me, se si piazzano in capo su un sombrero. Mescolato volere, già già chi un brugliato è. Gusti in basetta sudamericana, uno si caravane a campo se le vinte. Torero, torero, ore. Gio, ho visto fatti che ti fatti che le cose che ti dici. Scusa, ma ho esagerato, lo so. Sì, sì. Sai cos'è Napoli? Ora dici Napoli perché? Perché Napoli è Napoli. O solo è Napoli. Tu entri Ed Sheeran, esci Coulibaly. E così. Cioè, è una cosa incredibile. Un giorno, due giorni sono stato qua. Ho visto che tu racconti, tu stai raccontando sempre con Eros, mi ricordo, nel 2021, nel 2022. No, con me non la fa sta cosa. Andiamo nel passato più prossimo, si può dire? Il passato prossimo. Ieri pomeriggio alle prove, che ieri pomeriggio alle prove è successa una cosa incredibile. Noi eravamo qua, Gigi D'Alessio e io. Palazzo Reale, ieri sera, ieri pomeriggio, mentre noi provavamo, c'era il G7, scusate, c'era il G7, praticamente tutti i ministri della cultura d'Europa erano là dentro. E mentre lì c'era il gota della cultura, qui c'è l'ex re dei matrimoni e l'ex re del karaoke. Ma non solo, mentre eravamo qua io chiamavo il ministro della cultura italiana e gli facevo Franceschini Mario! E poi ogni tanto facevo povero Gabbiano. Tutti i ministri della cultura dicevano a Franceschini, who are that boy? Franceschini, I don't know, non li conosco, sì. No, devo dire veramente
grazie per avermi invitato. Voi veramente dovreste stare dietro le quinte. E bene, tu stai lì dietro le quinte, incontri un figlio di D'Alessio ogni 5 minuti. Cioè tu. Cioè, no, allora tu smentiscimi. No, certo, vai laggiù. Perché a un certo punto arriva, questo è mio figlio, ah piacere, come stai? Poi arriva LDA, ah ma io lo conosco, ma pure quello è mio figlio. E poi ho visto una ragazza bellissima, io non sapevo, non conoscevo l'esistenza di un'altra, cioè lui ha fatto un figlio ogni disco, ti posso dire D'Alessio? Esatto. A te ti dovrebbero dare veramente il figlio di platino, cioè te lo meriti, te lo meriti. Ti piace come sono vestito? Non sapevo niente di tutto quello, no, che no, ma non sapevo, manco io sapevo di incontrare tutto. No, ma stai bello con pigiama. Ti devono dare. Che hai detto? Scusa, che ha detto? Ho detto no, stai bello con pigiama. No, allora sappi che questo qui, lo devo dire, è il pigiama di Giorgio Armani, ma no che è di Giorgio Armani, è il suo è proprio. Il suo lui proprio stanotte mio. Dormirà con le mutande perché io, che ce l'ho io, capito? Allora senti, io devo dirti una cosa. Vai. Devo raccontare una cosa velocissima che ti riguarda, che ha dell'incredibile, cioè io non ci volevo credere. A Roma ci sono i famosi, si chiamano salotti romani, no? Dove si incontrano personaggi importanti. Mi hanno invitato in questo salotto romano, okay? E c'era gente, c'era il presidente del CONI, c'era Malagò, c'era Grande Enrico Giovanni. Letta, c'era la Meloni, perché loro fuori da sono amici, sì. C'erano tutti questi, c'era Guglielmo Mariotto, ci stava, insomma, due cinghiali, perché quelli a Roma non mancano mai. A un certo punto suonano alla porta, Malagò, il presidente Alcone, si alza, va ad aprire, dice: c'ho una sorpresa per voi. Ed era David Gilmour, cioè Pink Floyd. A un certo punto vedo David Gilmour, tutti: ma David, nice to meet you, I'm a little flower in this black branch, Malagò. A un certo punto dico: guarda, io la settimana prossima vado a Napoli, dico a David Gilmour, vado a Napoli a un concerto di un mio amico Gigi D'Alessio. Lui fa: what you say? Fa: che hai detto? Faccio: Gigi D'Alessio, Gigi D'Alessio, Gigi. Yes, Gigi D'Alessio. Lui mi fa, I know Gigi. Faccio: ma io faccio, over. Oddio. Faccio: tu, over. Allora lui mi dice sta cosa. Allora, credetemi sulla parola, mi dice sta cosa. Mi dice: io non solo conosco Gigi D'Alessio, ma ho fondato una cover band in Inghilterra, a Cambridge, David Gilmour, e si chiamano i Gigi Floyd. Allora, Pennino, maestro Pennino, è vero o no? Io gli ho dato un arrangiamento che ha fatto David Gilmour di una tua canzone. Ma veramente. Loro la suonano a Cambridge ogni sera. Come suena il corazon, arrangiata da David Gilmour. La vuoi fa? Sì, facciamo. La vuoi fa? Facciamo. Maestro, prego. Attenzione, vai. Oh, è meglio così, eh? Bella. Parlava poco italiano, diceva: te gusta la Spagna. Aveva gli occhi arrossati dall'acqua dei mari del sud. L'avevo vista una notte ballare un focoso flamenco. Bellissima, sì. A piedi nudi, col viso sudato, vicino a un palò. Bella, bella, eh. Hey, Gigi! Grazie Gigi, grazie a tutti, grazie, vado. Resti in zona. È un onore per me stare qua su questo palcoscenico con l'uomo più generoso del mondo dello spettacolo. Non c'è stato mai nessuno a un ristorante, se Gigi
fosse stato nelle vicinanze di almeno 4 chilometri, tutti i ristoratori fa: c'è Gigi nelle vicinanze, non puoi pagare, vai via, perché offre sempre Gigi, offri sempre tu. Tu hai un cuore d'oro. Grazie si Gigi. Si può dire che abbiamo fatto la stessa gavetta? Sì, sì. Io però l'ultima cosa, il mio primo varietà su Rai 1 si chiamava Stasera pago io, ancora nessuno, mai ospite da questo, siamo Fiorello, fa il varietà, nessuno, no, ma non lo so, Gigi venne e lanciasti... Non la canzone mai. Non digli mai, canzone che a me mi ha intristito sempre molto, però sì, devo essere sincero. Glielo dico, no, sapete perché? Perché io mi metto sempre nei panni dell'altro, di quello a cui non bisogna dire che loro aspettavano dietro la barca che il sole arrivasse. Ma quanto ce ne vuole prima che il sole arrivi? Cosa si fa in quel contempo? E Gigi lo sa, ha fatto 5 figli. Arrivederci. Rosario Fiorello. Ma che meraviglia. Devo uscire a destra. A destra. Devo sai consegnare il pigiama a Giorgio Armani. Ciao a tutti! Che meraviglia, che meraviglia. Prego. Il voto mi domanda se l'amore è solo una parola e niente più. Ti fa sta buona, ma quando ti fa male, oggi la si fa nera dove stai tu. Si di l'occhio aperto rindo scuro, a notte vuota metto giù paura. E un sorriso in mezzo a una parola che non sai capire. L'amore sa se come gomma l'acqua e mare, quando si asciutta resta sullo sale, cagliano gliane traserinde vene e non sa pasci. Fiorella Mannoia! Non sa che vota giochi a niente, tenevo mondo in mano, ero per niente più. Sapisse quante vota aggio sul nato, e stesse cose camo sonne tu. Non si scioglieva neve sotto su, si uviendo ma spugliava per famore. Mezzo in mano e poi te leva luce in tuo cuore e un sorriso in mezzo a una parola che non sai capire. L'amore sa se come gomma all'acqua e mare, quando si asciutta resta sullo sale, cagliano piano traserinde e non sa baci. Parli con me. Fiorella si chiama Mannoia, ma per puro caso.
ma per me, come ha cantato questa canzone, il vero cognome è Esposito. Fiorella Esposito. Grazie, complimento più bello non me lo potevi fare. Primo, a proposito, se qui in zona c'è il sindaco, io opterei per darti la cittadinanza onoraria di Napoli, perché sei una donna eccezionale e meravigliosa. Grazie, io amo questa città e amo te, grazie, è stato veramente un onore cantare questa canzone, peraltro meravigliosa, questa canzone d'amore, perché come canti l'amore tu in questi, come hai cantato in questi 30 anni l'amore tu, non l'ha mai cantato nessuno. Io ti ringrazio perché mi stai facendo un complimento bellissimo, ma io non ho fatto solo canzoni d'amore. Ah no? No. In che senso? Cioè tu affronti anche temi sociali? Certo, ma come no? Forse non conosci tutte le mie canzoni, ma ce ne sono di molto impegnate, solo che a me non piace sbandierare, fare proclami. Bisogna saper leggere tra le righe del testo. Io non me ne sono mai accorta, veramente. Cioè, non hai scusa, mai colto? No, non avevo mai colto, ecco, che volevi, che avevi affrontato temi impegnati, temi sociali. Certo. Chiedo scusa, ma dimmi un tema sociale, io ti dico qual è la canzone, scusa. Dunque, ad esempio, ecco, i cambiamenti climatici. Adesso... Ma 20 anni fa. Ah. Le domeniche d'agosto. Vedi, 20 anni fa. Vedi, vai. Non avevo colto, non sono sincera, non avevo colto. Dimmi un altro tema, vai, non mettere paura, vai, dici. Per esempio, il tema della sanità, ecco, quella sanità pubblica. Ma sempre 20 anni fa l'hai fatto. Ti potrei raccontare che un amico sta male, ha un problema di cuore, puoi guarirlo solo tu. Non è sanità questa, scusa. Sì, in effetti non avevo colto. Ma come, una colta che non ha colto? Fammi capire. Non avevo colto. Non avevo colto. Dimmi un altro tema, non c'è problema. La disoccupazione, questo è un tema serio. Fiorella, ci fatto 20 anni fa. Guarda. Non ho mai dimenticato. La risposta era la solita per me. Ci faremo noi sentire, le faremo poi sapere, ma il telefono non mi squillava mai. Vedi? In effetti, questo è un problema serio. Ammazza, scusami, non avevo colto. Non avevo colto. Vabbè, scusate. Da oggi lo sai, ma invece parliamo delle tue canzoni. Ce n'è una tua che amo tantissimo, perché per me parla di Napoli. E manco questa avevi colto. Neanche questo avevo colto. Parla di Napoli, perché Napoli è femmina, Napoli è una femmina. E bisogna amarla come si ama una donna e cantarla così. Vado al piano. Non avevo colto neanche questo. Fammi sentire. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Vai. Abbiamo troppa fantasia. Se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Certe giornate a mare, lascia stare, tanto ci... Ma non saremo stanche,
vanno via delle giornate senza fine. Silenzio, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? Dalle macchine per noi i complimenti dei playboy, ma non li sentiamo più. Se c'è chi non ce li fa più, cambia il vento ma noi no. E se ci confondiamo un po' per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Sempre più emozionate, delicate, ma potrai. Nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro. È difficile spiegare, certe giornate amare, lascia stare. E qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro. Sì, forse Gigi non è detto. Hai ragione. Potrebbe anche essere no. Hai ragione, bravo. Hai ragione. Gigi D'Alessio, Fiorella Mannoia. Alla mia festa, alla grazie, festa di tutti noi. Grazie, grazie dell'invito, per me è un piacere, sei un amico caro, ha ragione Fiorello, generoso, caro, simpatico, perché ci fai tanto ridere e bravissimo. Ti voglio bene assai. Grazie, sei un grande musicista. Patrano baci. Ciao Napoli! La nostra Fiorella Mannoia. Ti amo! Noi tempo fa facemmo un patto d'amore e adesso cose che non va, mi sento quasi di peso, all'improvviso sono un uomo inutile, non ho il coraggio di lasciarti perdere, è forte il sentimento che ho per te. Sei importante, sai, sei l'inferno ideale che sa fare vivere un angelo. Sono un uomo che appena ti guarda diventa uno stupido. Mi racconto da solo che va tutto bene con te. Sei importante, sai, sei la frase che ho scritto di notte sui muri degli attimi, con l'inchiostro che tutta la vita rimane indelebile. Tutto questo l'ho fatto per non cancellarti mai più. Avvicinati, voglio stringerti, tu sai fingere, io dimentico. In pizzeria è strano, ma sai che mi va parlare quando dorme tutta la città. Coraggio dai, io sono qua,
ascoltare se qualcosa più non va. Il telefono dà forza e tu lo sai, mi puoi dire quel che non diresti mai. Anche il fatto che ogni tanto ci ripensi a quella storia e se stai male arrangiati bella mia, e va bene così, me ne vado da te, non ti cercherò più, non ti chiamerò più, ti cancello dall'anima, dimmi almeno chi sei per trattarmi così, quanto male mi fai. E poi Marco lo sai, non bacio manco ai tuoi, e va bene così, me ne vado da te, il motivo ce l'ho, anche se morirò farò finta di vivere, sarà difficile per me trovare un'altra come te che sintonizza cuore d'anima. Io non riattacco, dai fallo tu, meglio contare fino a tre. Ma siamo in pubblicità o no? Io vorrei capire se siamo in pubblicità, nessun autore, nessun numero dice niente. Ah, siamo in pubblicità. E quindi continuiamo a cantare. Ah, non siamo in pubblicità? E comunque mettetevi d'accordo col gobbo. Allora andiamo avanti con... Okay. Ah, io devo lanciare la pubblicità. Allora, siccome andiamo in pubblicità, la devo lanciare adesso, ma non l'avevo capito. Quindi mentre va la pubblicità io continuo a cantare, perché qui la festa continua. Dove sei? Dove sei? Senza di te nella vita magari le altre bastavano per sopravvivere, ma dimmi dove sei. Se fossi stata un miraggio la bolla d'amore scoppiava in un attimo, e poi senza te mi regalavo un eletti al momento di chi mi desidera. Potevo vivere così. Ti regalerà dentro il cammino dell'età due parole senza cuore, quella storia finirà e ti sentirai morire per le cose da te già. Dove poggerai lo sguardo tutto gli assomiglierà. Ti regalerà dentro il cammino dell'età quella rabbia di sapere se già un'altra ci sarà. Taglierai tutte le foto e strappando solo lui sarà come una vendetta contro chi ha strappato tutti i sogni tuoi. Proprio nel momento in cui non ci credevi più tornerà quel sole dentro l'anima e darai colore a un'altra volta al cielo blu, e potrai capire che la vita dà di più. Ti ritroverai dentro il cammino dell'età a capire se è davvero l'uomo giusto è questo qua, e bagnando la tua penna dentro il cuore scriverai il suo nome sulle pagine invisibili dell'anima che hai. Grazie! Vai, blocco 29, vai avanti col gobbo, altrimenti non capisco che bene. Perfetto, Luca. Siamo ancora in pubblicità, giusto? Ah, me lo dici tu, quanto manca? 1 minuto e 10. E adesso noi continuiamo a cantare, la cantiamo insieme questa, che fa così. Thank you.
Siete pronti? Quando voi fatevi sentire cantare. Negli occhi miei ormai ci sei, chissà se con lo stesso sguardo vedi me negli occhi tuoi. Siamo un po' troppo vicini adesso per scappare via. Oh no. Non aver paura, giuro amore, sono qui a difenderti. Tutti i giorni che verranno ti respiderò. Siamo tornati in diretta. Di questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Una storia senza fine. Farò girare il mondo intorno a noi. Arriverà Natale senza nuvole. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. Il mio cuore ti sorprenderà. Grande Napoli! Che freddo fa. Con le dita sfioro il tuo profilo, poi mi fermo un attimo per giocare con i tuoi capelli che nel vento volano, prima di scoprire un bacio nuovo che sapore avrà. Tutti! Per la vita ti farà una storia senza fine. Farò girare il mondo intorno a noi. Arriverà Natale senza nuvole. Le domeniche d'agosto, quando neve che cadrà, il mio cuore ti sorprenderà. Verrà, il mio cuore ti sorprenderà. Ricordate che siete il coro più bello del mondo. Che meraviglia, che spettacolo. Lo spettacolo siete voi, si vede più voi in televisione che io, credetemi, glielo ho detto al regista, ho detto inquadra sempre il pubblico, perché è un pubblico meraviglioso. E a proposito di pubblico, ricordate il 45592, l'SMS solidale. Allora, negli anni 90 io con le mie canzoni facevo innamorare i ragazzi della mia città. E c'era un mio amico DJ che invece faceva ballare i ragazzi di tutta Italia. Lui, facciamo un applauso a Massimo Alberti. Siamo pronti, Massimo? Lui si presentava così, vediamo se lo riconoscete. Sono io. Oh, che eleganza! C'è D'Alessio. Buonasera Amadeus. A tutti. Buonasera ragazzi, buonasera. Possiamo dire che stavolta Sanremo l'abbiamo portata a Napoli? Tra l'altro questo pubblico, devo dire, mi ricorda proprio gli anni 90, perché io sono stato qui, tu sai quanto sono legato a Napoli. No.
mi ricorda quando ero qui a fare il Festival Bar negli anni 90. Poi io, insomma, è chiaro, lo sai, insomma, mia moglie è napoletana, sì. Giovanna, io ho fatto il militare a San Giorgio a Cremano e alcuni, pensate che ho fatto il militare esattamente l'estate in cui il Napoli comprò Maradona. Quindi hai portato bene a Napoli. Proprio quell'anno. E alcuni dei miei più cari amici sono napoletani. Però volevo fare un esperimento. Sì. Visto che parliamo di anni 90, che sì. sono anni per noi importanti, perché insomma certo. pieni di sogni, di desideri, e devo dire molti di questi sogni per tutti e due si sono realizzati, grazie a Dio, realizzati. Anche troppi. Ci sta bene così, no? Sta bene così. Tu è vero che facevi innamorare sì. e continui a fare innamorare. Io negli anni 90 mettevo i dischi con DJ bravissimi come Massimo Alberti. Facciamo un esperimento. Cosa mi vuoi combinare? Un pezzo degli anni 90 che mettevo io e uno degli anni 90 che cantavi tu. Ok. Ti va? Ok, però facciamo questa no, gara, mi però, raccomando. Però una cosa, dobbiamo fare si sta comodamente seduti, però altro esperimento, modello proprio serata e da discoteca. Tutti in piedi, alzatevi, tutti in piedi, perché adesso non vi siederete più, perché dovrete ballare e cantare con noi. Parto io? Parti tu. Proprio a metà degli anni 90 io iniziavo le mie serate in discoteca con questo pezzo. Volume! Su, su! Tutti, tutti! Più volume, più volume! Ecco il volume sul palco. Yeah, Corona! Hai capito con cosa iniziavo? Quindi, io negli anni 90 con Corona. La sfida è pesante qua, addirittura. E a me negli anni 90 si innamoravano con questa canzone qua. Prego Massimo. Qui giochiamo in casa. Questo però. Allora, tocca a me. Vai. Negli anni 90 ricorderanno alcune persone che hanno più o meno la mia età e molti ragazzi, si ballava anche con gli occhiali. Ma io ho scoperto che tu sai ballare. Io ci posso pensare sta cosa. Si ballava con gli occhiali. Vai. Si mettevano gli occhiali da sole. Okay. Si faceva, prova anche tu Gigi, con sì. la mano così. Bravo, le gambe un po' più aperte, okay. più aperte. Bravo. E il pezzo perfetto per ballare così è dei Eiffel 65. Tutti! Ogni tanto alza la gamba. Tutti! Plebiscito Gigi D'Alessio, Luno, la festa continua. Hai capito? Beh, mentre qui si ballava, a me non è che si erano innamorate, già cominciavano, si vedevano le prime pance per preparare la nuova generazione con questa qua. Vendevi che sti quartieri quando non esista scuola, non c'è trasse manco solo ma si scelga con un caffè. Hai capito? Amadeus. Vabbè, ma ragazzi, ma no. Subito Massimo! È il momento degli acqua! Saltellare, saltellare! Hey! 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 Salte!
saltellare, saltellare, hey, hey, tutti insieme, tutti insieme, hey, hey, vai, vai, piazza del plebiscito. Più forte, più forte! Ragazzi, ma che pubblico hai? Ma che è? E ma tu? Che allora, cosa rispondi agli acqua? E qui si vedevano già i primi carrozzini, secondo me. Vai Massimo! In un tavoletto giù, per tanto mezza gente, sotto che mi luce blu, non mi arrivo in giù, e parole in caso. Cercare di chiamare un braccio a mancare, che la piazza senza te cancellava attorno a me tutto quello che c'è stato. Hai capito, Amare? Vabbè, io mi gioco l'ultima carta. Dai. 1990, eravamo a Ibiza, io e Fiorello, ma non ti dico che cosa accadeva. Lo posso solo immaginare. E ballavamo fino all'alba gli Snap! Bella gamba! Hai capito? Tu stavi a Ibiza e io stavo qua sul lungomare. Ma sul lungomare quando si cantava sta canzone non si capiva niente di più. Vai Massimo! Ma che grande Amadeus, ma come ci vogliamo bene, che bel momento. Bravo, bravo, grazie. Beh, devo dire che sono canzoni bellissime, la musica anni 60, 70, 80, 90, tu sai che mi piace, a te che faccio, certo, certo. Lo dico perché all'Arena. Su Rai 1, certo. All'Arena di Verona, 12, 13, 14 settembre all'Arena, poi dal 17, vedi il 17 torna, sempre. Il 17 settembre, la prima delle tre serate con tutti gli originali, quindi tutti i cantanti originali. Non prendiamo imitazioni, qua tutto no, originale. Tutti originali, quindi certo che ne abbiamo fatta, come dire, anche di strada in chilometri. Io a me non me ne parlava, guarda. Tu io passavo da una discoteca all'altra. Io da un ristorante a un altro. Ho fatto anche 16 matrimoni in un giorno, tra matrimoni, battesimi, comunioni. Vabbè, però in quegli anni abbiamo cominciato a capire cosa volevamo fare da grandi. Io cantare davanti ad un pubblico, volevo che le mie canzoni fossero di tutti e non solo dei napoletani, e il mio sogno era quello di cantare sul palco dell'Ariston. Non so se conosci quel palco tu. Mi auguro prima o poi di salirci. Ma tu non so se sei pronto. Ci provo. Non so se sai presentare. Speriamo. Ma tu come ci sei arrivato poi all'Ariston? Era un dicembre del 99, un 17 di venerdì. Come oggi. Come oggi. Io avevo presentato Non dirgli mai alla commissione di Sanremo. Poi sai come sono fatti questi di Sanremo? Come sono fatti? Ti fanno sapere sì o no alla fine, all'ultima. Ma incredibile. Ti metti in una difficoltà. Guarda, il giorno che farai Sanremo, se non cambi questo regolamento, ce lo devi far sapere almeno 6-7 mesi prima. Sì, io direttamente a marzo. A marzo, bravo, così anticipi, preparatevi per Sanremo di febbraio. Non ho saputo più nulla, è un venerdì 17, ero in un ristorante e dal telegiornale fecero i nomi di Sanremo. E penultimo dissero un debutto per Gigi D'Alessio. Wow. E devo dire che Sanremo mi ha cambiato la vita, perché Sanremo ha questa
questa prerogativa. O ti apre le porte del mondo o ti chiude anche quelle di casa. Però a me ha aperto le porte del mondo, e devo dire la verità. È vero. E l'applauso per te e per quella canzone, perché poi dovete sapere, ma è chiaro, una storia che conosciamo tutti. Quella canzone ha cambiato la vita a Gigi D'Alessio, perché è un successo ovunque, e tu l'hai interpretata, credo, in tutte le trasmissioni televisive, in tutti gli stadi, gli spettacoli, i palchi. Cioè, io credo che non ci sia luogo al mondo dove tu non abbia interpretato Non digli mai. E invece no, ti devo confessare una cosa. Ho ancora un sogno da realizzare. Cioè? Pensa, questa canzone ha girato il mondo, veramente il mondo, ma ancora deve fare quel piccolo passo che erano 300 metri. Non l'ho fatto ancora, volevo cantarla lì, nel teatro più importante del mondo, al San Carlo. Non ci sono mai riuscito. Allora, ti posso fare un regalo? Certo. Ci penso io. A fare cosa? Tu adesso scendi da questo palco, vai al San Carlo e canti al San Carlo per la prima volta nella tua vita. Giura. Te lo giuro. Non lo prendere in mai. Giro, perché questo cosa sa. Ci penso io. Io conosco il cugino del fratello di uno che ha. Non ti preoccupare. Tu vai al San Carlo, di che ti mando io, entri e canti. Ah, ma te non spegnere il telefonino, eh? Perché? No, perché ti posso dire, se io non mi aprono, io ti chiamo, hai capito? Tu vai, vado? Fino. Allora mi porti il maestro. Certo, devi portarti il ma maestro. Ma tu sai come si presenta? Proprio la presentazione io ufficiale. Io ci provo. Provaci. Ho una giacca da Sanremo, tu sai che... abbiamo il direttore, può darsi che è quello di scrittura per il prossimo... Non si può mai sapere. Non si può mai... Tu vai e non gli dire che ti mando io. No. Citofono e basta. Citofono ed esatto. Maestro, andiamo. Vai, vai. Vai. Io vado, Vai al San Carlo. Andiamo. Vai al Mi San raccomando, Carlo. Voi cantatela con okay. me. Vai al San Carlo. Allora. Adesso devo fare una presentazione da Sanremo. Pip, ci vuole una persona che ne ha fatti 40 di Sanremo. Pippo. Pippo, c'è il cartone. Grazie. Vieni, Pippo, grande. 40 Festival. Allora. Siamo pronti. Testo di Vincenzo D'Agostino e Gigi D'Alessio. Musica di Gigi D'Alessio. Dirige l'orchestra il maestro Adriano Pennino con Non dirgli mai. Canta Gigi D'Alessio. Maglione blu sulle mani, il seno che è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie. E così lontani noi, pensiamo ancora a noi. Ricordo ancora quel giorno del primo bacio a Napoli. Ma non è giusto pensarti stasera, il tuo cuore ha già un battito nuovo. Parla male di me senza alcuna pietà, anche se tutto questo so il male che fa. Si stasera da Vessa la sa. Non digli mai che siamo stati a letto per un giorno intero, e la paura di quel temporale come ci stringeva, le nostre liti sui capelli e gli occhi, immaginando un figlio. Tu disegnavi pure il suo profilo e poi strappavi il foglio. Non digli mai di come è stato bello quella notte a mare, dietro una barca aspettavamo stretti che arrivasse il sole. Di quella volta per un tuo ritardo ci tremava il cuore. Quel falso
suo allarme ci teneva uniti, senza far l'amore. Non dirti mai, spegni il fuoco che brucia dentro a te, e nascondi quegli occhi rossi se pensi a me. Se lui ti stringe le mani, respira più forte, dicendo che l'ami. La sua vita è più bella da quando ci sei. Gli fai male se un giorno, parlando di noi, hai una lacrima ancora per me. Non dirgli mai che il vostro non è amore, è sesso senza cuore. Che ti fa male se ti vuol baciare lì, vicino al mare. Fingendo a volte gli sorridi, ma trattieni il pianto. Se in quel momento per le vie del cuore ti sto camminando, nemmeno io ti voglio dire amore come sto soffrendo. Di quante volte penso in piena notte e parlo singhiozzando. Mi faccio male quando i tuoi ricordi voglio cancellare. Chiuso nel cuore porterò per sempre questo grande amore. Io t'amerò minuto per minuto, tutta la mia vita. Siamo lontani ma la nostra storia non è mai finita.